Mattina mio figlio stava facendo colazione a casa sua tranquillamente e si è preso un cornetto. Alla fine, dopo ho dato il primo morso al cornetto, nel girarlo si è reso conto che c'era una blatta attaccata, al che ha avuto conati di vomito, si è sentito male, ma al pensiero che aveva dato un morso su un cornetto dove c'era una blatta morta. E poi è stato fino alla sera un po' così, insomma, non si è sentito bene, al che abbiamo pensato di farlo visitare in ospedale. Ma in ospedale ci hanno detto che era un fatto psicologico, non aveva niente, però era lui che pensando a questa cosa si sentiva male. E dopo però mio figlio è andato alle autorità competenti di AINAS e ha fatto denuncia, perché lui ha pensato: se non fossi stato io ma un bambino, il bambino l'avrebbe mangiato. Quindi noi dobbiamo preservare tutti, dice, quindi preferisco denunciare affinché questo lotto possa essere sequestrato o ritirato, insomma. E questo è quanto è successo martedì. Ci sono denunce? Ci sono denunce fatte? Sì, è stata fatta una denuncia in AS e hanno sequestrato sia il cornetto, sia la busta, sia il pacco, tutto. Mi ha consegnato tutto in AS di Caserta. Chiederete un indennizzo, un risarcimento danni, insomma? Visto... Per ora non abbiamo chiesto niente, ma se dovesse essere doniamo tutto a un'azienda ospedaliera della provincia di Caserta e di un reparto pediatrico. Grazie di tutto, buonasera a Maria Saria. Grazie.